Appassionati di calcio, diamo il bentornato a Massimo Scerbo, il direttore di Calabria Dilettanti.it, e naturalmente parliamo di calcio dilettantistico e parliamo di come si sta evolvendo questa situazione ai tempi del coronavirus. Grazie Massimo per aver accolto di nuovo il nostro invito. Ciao Matteo e buon pomeriggio a tutti gli utenti di Piazza Grande. Allora, aggiornaci su quelle che sono le due, chiamiamole ufficiose ipotesi che riguardano l'immediato futuro, del calcio di casa nostra. E allora, nell'ultimo periodo, soprattutto nell'ultima settimana, negli ultimi 10 giorni, il presidente della LN di Calabria, Saverio Mirarchi, è stato più volte ospite in diverse trasmissioni radiofoniche, ma anche sul web, in streaming. Il suo parere ovviamente è rimasto sempre lo stesso. Dipenderà dal Consiglio federale del 4 maggio, che si terrà a Roma, perché ovviamente da quello che succederà nel Consiglio federale poi via via dipenderanno le sorti di tutte le categorie, dal calcio professionistico in giù. Il presidente Mirarchi ha tenuto a precisare che le opzioni in questo momento sul tavolo per il calcio dilettantistico sono due, fermo restando il fatto che il professionismo muova i propri organici. Cosa significa questo? Significa che deve essere inserito il blocco delle retrocessioni, perché come tu saprai, come gli utenti e gli appassionati che ci seguono sapranno, il presidente della Lega di Serie C, Ghirelli, ha proposto il blocco delle retrocessioni dalla Serie C alla Serie D, e questo comporterebbe, diciamo, una situazione a catena non positiva per il calcio dilettantistico, ovviamente vedrebbe bloccata le sue componenti. Le opzioni che ha messo sul tavolo il presidente Mirarchi, secondo lui, secondo quello che nell'aria, sono quelle dell'annullamento della stagione, la prima, ovviamente con grande rammarico per tutte le società che hanno investito, per tutte quelle che hanno già conseguito comunque dei risultati. Mi viene in mente il San Luca, che ha già vinto la Coppa delle Dilettanti, che ha superato già un turno della fase nazionale della stessa Coppa, oppure società che stanno vincendo i propri campionati con tanti punti di vantaggio, e ci sono tante, ne abbiamo tante squadre che sono abbastanza proiettate alla categoria superiore. E quindi questo sarebbe un danno importante per queste società. L'altra ipotesi sarebbe quella di cristallizzare la classifica, cioè fermare i campionati con le classifiche che sono state determinate al momento dello stop, quindi parliamo ormai di quasi 2 mesi dell'inizio di marzo, con la promozione della squadra che si trova al primo posto, e con la retrocessione della squadra che si trova all'ultimo posto. Perché questa ipotesi e non altre di playoff, eccetera? Perché questa ipotesi è l'unica ipotesi che è presente nelle normative federali, quindi è l'unica percorribile al momento della decisione eventuale di cristallizzare le classifiche, a meno che non venga cambiato il regolamento in itinere. Nel momento in cui si dovesse cristallizzare una partita, la domanda è concluso in questo caso, perché si riterrebbe concluso il campionato al primo posto, ottiene la possibilità di essere promosso al campionato superiore, l'ultima, come sempre accade, viene retrocessa direttamente al campionato inferiore. È difficile dire cosa succederà. Perché comunque ci sono tante componenti, e il tavolo del Consiglio federale del 4 maggio sarà di tante componenti, dalla FIGC, la Lega Nazionale Dilettanti, la Divisione Calcio 5, ma poi anche le leghe professionistiche con i diritti TV. Insomma, c'è tanta carne al fuoco, non sarà facile decidere, e come già abbiamo detto
in più occasioni. In questo momento è difficile potersi, diciamo, mettere nei panni di chi deve prendere queste decisioni. Massimo, si dovranno comunque prendere delle decisioni, vedremo. Già si è ristretto di molto il ventaglio di opzioni rispetto a quanto abbiamo letto, a quanto abbiamo sentito in queste settimane, perché comunque playoff, ritorno in campo, spareggi, riprese dopo mesi di inattività che secondo me sarebbero state deleterie doppiamente per la salute dei giocatori, degli staff, ma anche dei tifosi che non avrebbero potuto comunque assistere dal vivo a questi spettacoli. E quindi adesso ci si è ristretti a queste due opzioni, ma secondo me sarebbe opportuno anche guardare a quello che è il futuro anche un pochettino più prossimo, ossia settembre, ottobre, perché diamo per ammessa una delle due ipotesi, si farà anche un po' fatica a riprendere. Bisognerà riprendere, secondo me, con un'inversione di tendenza, soprattutto dal punto di vista ovviamente sanitario, ma anche economico. Sì, assolutamente, sono d'accordo con te. Il problema del nostro calcio, il calcio dilettantistico, è che ci sono strutture fatiscenti, non c'è una dovuta, diciamo, sicurezza sanitaria, perché, come tu immagini, le società di eccellenza e promozione, ma se vogliamo essere ancora più precisi, di prima, seconda, terza categoria, è difficile avere una sicurezza con un medico presente, le giuste distanze, perché la maggior parte non sono stadi, ma sono dei campi comunali dove non c'è nemmeno spalto, c'è una tensione che li delimita dalla strada, quindi ci sarebbe assembramento, quindi non esistono le porte chiuse in molti casi nel dilettantismo. Quindi è comunque una situazione difficile. Quello che io penso, per il mio modestissimo parere, che poi conta, ovviamente è impossibile tornare a giocare, anche se la curva dei contagi sta scendendo a questo punto anche vertiginosamente. Per fortuna la Calabria è stata una regione, siamo stati una regione abbastanza didattica, ci siamo attenuti a quelle che sono state le normative con pochi casi, diciamo, fuori dal coro. Però, nonostante questo, comunque non ci dobbiamo mai dimenticare che c'è un'emergenza sanitaria in corso. Quindi è difficile pensare a questo punto di tornare in campo. Io mi sentirei di dire che al 99% non si tornerà prima di settembre. Punto interrogativo, perché poi vedremo a che punto saremo a fine agosto, inizio settembre, quando dovrà ricominciare la stagione. Quindi il ventaglio si è ristretto perché si doveva restringere per forza, non c'erano altre opportunità. Quindi secondo me adesso dovranno decidere come chiudere la stagione, perché abbiamo capito tutti benissimo che è impossibile riprendere a allenarsi. Se si finisce con il congelamento, vincono e perdono un po' tutti, o diciamoci la verità, ci guadagna chi era a rischio retrocessione. Se sale la prima e retrocede l'ultima, quali sono le squadre in ogni girone, sto parlando dall'eccellenza a scendere, che sono state graziate e quelle che magari potrebbero restare con la mano in bocca? Tu che segui tutto, ti chiedo eccellenza, promozione, i due gironi, di prima categoria, solo magari qualche caso eclatante per non farti fare tutto l'elenco. Ma guarda, già dal massimo campionato regionale di Eccellenza, sicuramente il San Lucca ormai si trovava in una striscia positiva impressionante di oltre 5 punti consecutivi. La regione mediterranea è lì comunque. Mancherebbero 6 giornate, 18 punti, con uno scontro diretto da giocare, sia pur a San Luca, però comunque
quindi è difficile digerirlo questo, però bisogna, vi ripeto, qua si parla di una, della sicurezza delle, delle nostre vite, quindi si deve andare oltre il discorso puramente calcistico, sportivo, insomma. Però ci sono tanti casi, mi viene in mente in promozione di Girone B, la Stilese, il Gioioso addirittura ha vinto la gara di andata fuori casa sul, sul campo della Stilese, nonostante ambedue giochino al, al terzo muscolo, meglio la Stilese in quell'occasione giocò al muscolo di Rocella, quindi il Gioioso che è dietro avrebbe l'opportunità di arrivare allo scontro diretto giocando in casa con la vittoria della gara di andata anche, quindi lascerebbe un po' l'amaro in bocca al Gioioso, scusa, Gioioso io. Ma ci sono anche altre situazioni inferiori, in prima e seconda categoria, oppure ci sono casi dove le squadre ormai hanno preso il largo. Mi viene in mente nella seconda categoria Girone D c'è una squadra di Acconia, la polisportiva Acconia, che ormai ha talmente tanto vantaggio che poteva anche non presentarsi per qualche partita, quindi ormai era già con la testa. Un po' come questa squadra, così come per esempio il Villaggio Europa che ha fatto una stagione impressionante, il Corigliano Rossano in terza categoria Girone A, ma ce ne sono tante, ce ne sono altri campionati dove le squadre sono testa a testa. È difficile per tutti, perché da un lato chi verrà promosso magari potrà festeggiare qualora venisse deciso di scegliere questa opzione. Va bene, oppure ma chi segue, perché è possibile anche che una squadra abbia perso il primato nell'ultima giornata disputata, o che una squadra sia finita in ultima posizione nell'ultima giornata disputata, quindi sarebbe un grosso po'. Però io penso che sarebbe ancora più amaro il fatto di annullare la stagione per tutti quanti, sia per le società, ma anche per noi, per gli addetti ai lavori, perché non dimentichiamo che noi abbiamo fatto tanti chilometri per seguire tante partite, abbiamo fatto 30 delle nostre trasmissioni, abbiamo investito tempo, anche noi, denaro, sforzo, tutto, quindi è tutto il mondo, dilettantistico si sentirebbe. Quindi allora, volevo dire un grande che effettivamente poi c'è anche da valutare un piccolo aspetto, che ci sono squadre che al momento hanno anche alcune gare da recuperare addirittura, quindi accettare il verdetto sarà per qualcuno un tantino più problematico, ma il congelamento effettivamente lascia ancora di più con l'amaro in bocca. Però ci sono state cause di forza maggiore e secondo me il calcio deve uniformarsi ad altri sport ed accettare con serenità. Noi avevamo promesso questo aggiornamento, stiamo cercando di ipotizzare, dalla precedente volta già siamo riusciti a restringere il campo, ci avevamo anche un po' preso rispetto a quelle che potevano essere le previsioni. Adesso aspetteremo il 4 maggio e poi naturalmente racconteremo a tutti gli sportivi ancora una volta tutte le novità del calcio dilettantistico. Grazie a Calabria Dilettanti, nella persona del direttore Massimo Scerbo, grazie a tutti quanti voi per la cortese attenzione, grazie Massimo. Grazie a te Matteo, un abbraccio.